Buon pomeriggio dall'ippodromo delle Capannelle, riunione numero 10 di sabato 11 febbraio. Si comincia con il premio Salmone, prova riservata ai gentlemen sediolo a 4 anni non vincitori, 20.000 euro in carriera. 1 DDR Stecca e Massimiliano Collalti, 2 Decon Michele Girardi, 3 Downtown AS Fabrizio Martinelli, 4 Don't Worry OP Alessio Ferrara, 5 Diva Mail Carlo De Cesaris, 6 Dustin Jet Ciro Ciccarelli, 7 Detroit Mail Massimiliano Staffieri. Quest'ultimo che parte arretrato, si ritrae anche DDR Stecca, così come Don't Worry OP. Lo stacco della macchina che è avvenuto in questo istante con all'esterno Dustin Jet che prova a sopravanzare Downtown AS ma non ci riesce, allora si accoda con la terza posizione che è preda di Diva Mail, mentre ha sbagliato Decon. Si va adesso al completamento della piegata con Downtown AS che completa il primo quarto di gara abbastanza sollecito, sia pure in rallentamento, e il gruppo si ricompatta in fila indiana con sempre Dustin Jet a seguire, Diva Mail, poi ancora DDR Stecca mentre prende la via del largo il numero 4 di Don't Worry OP. Intanto si va adesso al paletto dei 600, purtroppo non disponiamo al momento dei parziali cronometrici, quindi andiamo a seguire il percorso di testa da parte di Downtown AS con il paletto di metà gara che giunge ora e vede spostare all'esterno Dustin Jet che va al lato del battistrada in anticipo su quelli dietro, più segnatamente Diva Mail all'interno e Don't Worry OP all'esterno. Downtown che ora cerca di divincolarsi dal tentativi dell'avversario quando si va ad affrontare la piegata conclusiva con i due al comando di dentro, sempre Diva Mail, più indietro c'è l'errore per Detroit Mail. Si va adesso al completamento della piegata con Downtown che sembra poter staccare dall'avversario e così è all'imbocco addirittura d'arrivo, 3 di margine per Downtown S nei confronti di ancora Dustin Jet, poi più indietro gli altri, Dustin Jet che non guadagna e Downtown S che così la porta a casa in maniera tutto sommato agevole nei confronti dello stesso Dustin Jet, mentre per il terzo, con tutta probabilità Diva Mail alla meglio sugli avversari. Un ultimo chilometro in 1:15,7 per Downtown S, Fabrizio Martinelli che così hanno avuto la meglio in percorso di testa rispetto a Dustin Jet che si è dovuto accontentare del secondo posto, sia pure partendo da favorito. E così il figlio di Creside, Catherine Hall, allenato da Tim Ellert per i colori del signor Francesco Imbesi, portano a casa il successo con il 3 al primo posto, il 6 al secondo. Così come emerge anche dalla riproposizione delle immagini sul traguardo, per il terzo c'è ovviamente la conferma del piazzamento del numero 5 di Diva Mail.